pezzo si accoglie illuminato dal sole, ma senza nemmeno una persona in giro. Siamo proprio gli unici. Mi dicono che il bar è chiuso perché la signora è malata. Sul percorso per la cappelletta sotto c'è un mare di nebbia che abbiamo attraversato prima. Buona giornata, signori. I colori sono ancora molto belli, Si vede il Terminillo? Qui veramente è un lago, La Sassete! Si vede la Sassete! In the spirit of a man, as he sailed, come vispo. The day he lost. Il cane. Abbiamo trovato un cagnolino bellino. Time will say I told you so. If we look back in regret, never give a day away. La nebbia nella valle ancora non si è completamente alzata. Abbiamo trovato dei trituni. Ma è un po'. Ma è come una lucertola, tale qua. Sì, è una lucertola che però ha le branchie e respira. Ci vuole andare al sole. Eccolo. Adesso si sta al sole. No, lascia stare, lascia stare. Never give a day away. Col mio cappello. Always. Se vuoi lo puoi tenere. Perché sudavo da morire. Sta facendo abbastanza caldo. Suda purtroppo, è vero? Sì, nessuno l'avrebbe mai immaginato. Stiamo salendo in un boschetto, niente male. Sotto. Ma bellissime. Le guide sono su. Allora. Acqua con oro, no, ci sono. Sono convinti. E si vede? Bellissimo prato. Rasato, bello. Frate Francesco, quanto dai ora al braccio questa cupola bella del Vignolo, dove allargando all'agonia le braccia lo giaceste sulla terra sola. Bellissimo. Guarda, lo sapevo che se te lo chiedevo avresti sicuramente detto qualcosa. Eccola, firmiamo. Molto bene. Ci sei, Claudio? Roberto, ma siamo sicuri che sono arrivati alla cappelletta? Qua è un cappellone, una cappellata. È una cappellata. Stiamo scendendo per tornare a Valle Sicelia. A quest'ora Sicelia un pochino. Non è, questo è il post prandium. Io non posso mai nessuno solo. Dai, cardiopatico, forza!
Ma spiritosi, ma avete lasciato pezzi in meglio. C'eravamo pezzi in meglio. Sti lupacciotti non capiscono che i lupi vanno in branco. Non capiscono che i lupi vanno in branco. Ecco. Sei intronata. Intronata. Di chi parla? Molto pulito. Tra l'altro sta in pulizia. Le foglie che le stava fanno la padrone effettivamente è eccezionale. Molto bello veramente. Bellissimo. Dobbiamo complimentare con Roberto Fantossi che tra poco comincia. Fra un po' lo levo, sì. Sì, perché comincia a rifare caldo. Bellissimo questo bosco. Le foglie sono quasi tutte cadute. Qui sono i cinghiali che hanno fatto sto macello. Ci si sono trovati cinghiali. E ci si sono rotolati in mezzo per l'acqua. Sì, sì, ma questi sono i cinghiali che ci si rotolano sopra. Il nostro... Ma si vede chiaro e tondo, non lo vedete qua? Guardate qua. Il nostro Renato è esperto non solo di funghi, di vino, ma anche di cinghiali. Si vede sì. Un tronco incredibile che, nonostante sia stato tagliato, è rimasto appeso. Se cade in testa a qualcuno, lo giustizia. Una bella discesa nel bosco, stiamo circa 1000 metri, o poco più. Ecco il nostro gruppo. Anzi, i pensieri sono l'ultima cosa a cui sto pensando. Sto godendo della natura che abbiamo qui. Bello. Bello, un bel bosco. Stiamo facendo una sorta di scorciatoia che, pur essendo stata preparata evidentemente quando hanno sistemato le strade su per andare alla cappelletta, evidentemente è stata abbandonata. Taglia dritto invece da fare un lungo percorso ad arco. Abbiamo ritrovato comunque un viottolo. Scende al santuario. Abbiamo avuto qualche problema con un viotto un po' scosceso e pieno di rovi qua in mezzo, però insomma, quindi questa è, ripeti, ginestra odorosa. Ma non confondere con quella dei carbonari. Dei carbonari? Bravo, dei carbonari. Ancora in discesa, mancano pochi metri e finiamo proprio sopra il santuario.